Siamo con Camillo Privitera, presidente AIS, e vogliamo fare una chiacchierata sul Marsala, in quanto giorno 1 marzo avremo una grande degustazione insieme a Roberto De Bartoli e quindi vorremmo capire un po' di che cosa si tratta di questa serata, di che cosa si parlerà e che cosa soprattutto assaggeremo. Ma facciamo questa serata con Renato De Bartoli, nome illustre a Marsala e nel mondo del vino nazionale italiano. Perché, per due motivi. Intanto perché Marsala è un vino su cui, a mio avviso, bisogna sempre ritornarci a parlare, a discutere, in quanto ritengo non abbia ancora trovato un profilo, un'identità, una personalità precisa. In quanto i produttori offrono una vastità e una varietà di prodotti diversi, ma su cui forse occorrebbe concentrarsi affinché questo importantissimo vino, importantissimo per la Sicilia e non solo, importantissimo vino, veramente possa diventare uno dei capisaldi a livello mondiale, cioè ad avere quel ruolo che le spetta nell'enologia nel mondo del vino mondiale. Qui un impegno, tornare a parlare significa stimolare sempre di più i produttori affinché nella ricerca della qualità, nella ricerca dell'identità, della personalità del vino, facciano sempre sforzi maggiori da questo punto di vista. Con Renato De Bartoli perché? Perché potremmo definire De Bartoli, la storia di De Bartoli, la storia del Marsala e di un territorio, la conoscenza, appunto la storia e le prove che loro ancora oggi, prima Marco De Bartoli, oggi i figli Renato, Sebastiano, stanno proseguendo. Testimoniano come sia un vitigno il Grillo in modo particolare e un territorio, un Marsala particolare, un territorio che possa ancora dare tantissimo. Già conosciamo un po' la storia di Vecchio Samperi, del Ventennale, conosciamo la storia di Pantelleria di De Bartoli. È importante oggi conoscere le prove che Renato De Bartoli sta facendo su, per esempio, il metodo classico che nasce da Uwe Grillo. E De Bartoli, una famiglia, è un nome che potremmo definire genio e sregolatezza proprio per queste illuminazioni, per questi lampi e per queste coniugazioni che fanno fra vitigni e territorio, fra metodi di produzione che credo che da quello che abbiamo già assaggiato risultano prodotti veramente interessanti. Allora, avere qui Renato De Bartoli significa parlare di tutto questo mondo, di un territorio, di un vitigno, della tradizione, ma soprattutto come questa tradizione si va ad innescare in un processo innovativo che lui già ha da qualche tempo ha già iniziato. De Bartoli sicuramente è uno degli esponenti della viticoltura siciliana più importanti e soprattutto più innovatori, perché in pratica ha contribuito tantissimo a quello che è stata la valorizzazione del Marsala. Ma il Marsala forse ancora oggi, a mio avviso, è ancora uno sconosciuto al grande pubblico. Forse perché è un vino molto diverso da quello che si è abituati a bere, o forse perché manca un contributo di comunicazione importante. Ma io penso che il Marsala già di suo ha un potenziale comunicativo enorme e forse da questo punto di vista, come dire, bisogna semplicemente trovare la maniera giusta per comunicarlo, ma perché è già comunque comunicato. Oggi dice Marsala il fatto che nel mondo si cerchi di e si sia copiato il Marsala, questo sta a testimoniare di quanto sia importante questo vino, questo territorio. No, io credo che vada fatto un altro percorso, credo che vada fatto un altro percorso che è quello di iniziare a fare un po' più di chiarezza nelle diverse tipologie del Marsala e questo è qualcosa che può nascere solo se le varie aziende, che sono poi quelle, gli attori protagonisti della produzione, riescono assieme a trovare un percorso in cui in qualche maniera si dà identità ad un territorio, identità a un Marsala e identità a un vino. Ricordiamo che parliamo di diverse tipologie, Marsala parliamo delle tipologie dolci, ecco, un anno di invecchiamento, delle tipologie stravecchie, della tipologia vergine, qualche discussione ancora si innesca sul metodo Soleras, no? Però di fatto che cos'è? Il Marsala è un vino che nasce da un territorio, da un vitigno, da una tradizione che deve trovare oggi ampio risalto anche nell'ambito del consumo,
regionale, perché il dato evidente è che il consumo del Marsala, nell'ambito per esempio della stessa regione, è un consumo tutto sommato limitato, è poco conosciuto, viene ancora considerato come un vino o da accompagnare a qualche preparazione alimentare, cioè esempio scaloppina al Marsala, o da accompagnare nel contesto della meditazione di qualche dessert o di qualche sigaro. Credo che sia un vino assolutamente versatile, però questo bisogna mettersi nelle condizioni affinché entri nell'uso quasi quotidiano. Qualche consiglio ai nostri lettori? Beh, il consiglio è quello di conoscerlo meglio, perché il Marsala è un vino straordinario, il Grillo è un vitigno straordinario, e pensare di poterlo utilizzare nei diversi contesti, che è quello della meditazione, che è quello dell'abbinamento con i sigari. Francamente ho visto anche abbinamenti abbastanza stravaganti. Non so, ostriche Marsala Rubino per intenderci. Ecco, io eviterei le stravaganze, e punterei su un vino che è un vino di grande potenza, di grande morbidezza, di grande vellutatezza. Un vino che nel momento in cui lo assaggi si fa ricordare per quello che è, appunto, il calore mediterraneo, il sole, la persistenza, la lunghezza, quel purpurì e quella enormità di sensazioni olfattive e gustative che è in grado di regalarci. Un grande vino a cui bisogna contribuire a finire un percorso che non può senz'altro che finire nell'eleganza del vino, nella piacevolezza, nella finezza. E il Marsala, tutte queste caratteristiche ce le ha, e io spero che la chiacchiera e la degustazione con The Battle ci possa in qualche maniera dare un contributo per arrivare a questo. Qualche anticipazione sui vini che berremo? Beh, berremo chiaramente dei Marsala, il tema sarà il Grillo, le varie interpretazioni del Grillo, dai Marsala sia nella versione vintage che nella versione superiore, e assaggeremo anche dei metodi classici da Grillo, dove ci sarà qualche chicca che appunto Renato De Bartoli porterà, e sarà veramente interessante degustarla e commentarla insieme quella sera. Allora diamo appuntamento giorno 1 marzo ai nostri lettori per questa grande degustazione, un importante appunto appuntamento per incontrare Renato De Bartoli.